E allora Barbara, iniziamo subito, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, sempre sotto il segno del toro, di un compositore, cantautore, produttore discografico italiano. Nel 1948 a Milano nasceva Mario Lavezzi. Mario Lavezzi manifesta fin da giovanissimo un'incontenibile passione per la chitarra, che studia prima da autodidatta e successivamente presso la Scuola Civica di Milano. Nel 1963 a Milano fonda un gruppo denominato i Trappers. Dei Trappers Mario Lavezzi, che sarà il cantante e chitarrista, Antonio Crippezzi, Bruno Longhi, noto cronista sportivo, e Teo Teocoli. I Trappers incidono un singolo dal titolo Ieri a lei, versione italiana di Yesterday dei Beatles. Nel 1966, dopo lo scioglimento dei Trappers, Lavezzi entra a far parte del gruppo I Camaleonti, sostituendo Ricky Maiocchi. Con loro registra vari album, I Camaleonti e i singoli Portami tante rose, Non c'è niente di nuovo e L'ora dell'amore. Nel 1968 lascia i Camaleonti per adempiere al servizio militare. E durante questo periodo inizia a scrivere tantissime canzoni. Alla fine del 68 incontra Mogol e inizia la sua attività da compositore, scrivendo Il primo giorno di primavera. La canzone viene prodotta da Lucio Battisti e da Mogol e fu portata al successo dai Dick Dick, raggiungendo nel settembre del 1969 il primo posto in classifica. Terminato il servizio militare, entra a far parte della casa discografica La Numero 1, mitica etichetta discografica fondata da Lucio Battisti e da Mogol, che darà inizio alla carriera di tantissimi artisti, tra i quali Edoardo Bennato, Gianna Nannini, Formula 3, premiata Forneria Marconi, Adriano Pappalardo, Flora Fauna Cemento, Bruno Lauzi, Umberto Tozzi, Oscar Prudente e Ivan Graziani. Lavezzi entra subito a farne parte come autore, interprete e produttore. Insieme ad Alberto Radius, Gabriele Lorenzi, Vince Tempera, Gianni Dall'Aglio e Bob Callero, fonda Il Volo, gruppo musicale anni 1970, gruppo progressive che si ispirava alle nuove tendenze musicali di quegli anni, registrando l'album Il Volo. Durante il periodo di permanenza alla Numero 1 nasce l'amicizia con Lucio Battisti, basata anche su una profonda stima reciproca che dà luogo ad una collaborazione professionale che è continuata nel tempo. Dopo 5 anni di permanenza con la casa discografica Numero 1, Lavezzi firma un contratto con l'edizione Sugar Music come compositore e con l'etichetta discografica CGD. E nel 1975, tra Lavezzi e Loredana Bertè, nasce una storia sentimentale che sfocia in una collaborazione professionale con una produzione di ben 6 album. Nel 1983 Lavezzi assume la produzione realizzando dei brani per Fiorella Mannoia, scrivendo per lei i brani Come si cambia è quello che le donne non dicono. E segue anche la produzione della grande Anna Oxa negli anni 80, scrivendo per lei brani Non scendo, Eclissi totale e Tutto un attimo. Questo grande artista lo conosciamo veramente in tantissimi per le sue grandi collaborazioni e per i suoi brani di grande successo. Adesso vado su una citazione dedicata a Lucio Battisti.
era sempre un chilometro più avanti di tutti gli altri, preciso fino a essere maniacale, per me un maestro totale e un grandissimo amico, una persona come ne nascono poche. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, un grande abbraccio da me Silvia Pagni e buon di pomeriggio. Ciao a tutti!